Benvenuti a tutti a Satsang di oggi, molto bene. Molti sono venuti oggi, domenica. Fatemi dire qualcosa anche, benvenuti a tutti gli amici intorno al mondo che si uniscono a noi via broadcast per condividere Satsang in tempo reale con noi qui in Rishikesh. Un grande benvenuto anche a voi. Vorrei iniziare ricordando a tutti che per invitarvi veramente a presentare qualsiasi domanda tu senta che stia bruciando dentro di te relativa alla ricerca della verità e non semplicemente per condividere storie. Non c'è il tempo per mettere questo, per permettere fatti storici della tua vita, cosa è accaduto prima. Devi condensare in una forma per fare in modo che sia molto diretto. Ora cosa è importante per te? Perché stai veramente cercando per piccoli rimedi per le nostre sfide domestiche, ci metterà molto tempo perché le tue cose continueranno a tornare. Questo non è uno spazio per questo. Qui è per quelli che, ce ne sono molti, che sono venuti qui per un'urgenza, che hanno un'urgenza di essere liberi, liberi dall'influenza dell'identità psicologica, per essere liberi dall'ipnosi del condizionamento che ci fa sentire chiusi dentro stati negativi e sentire che è arrivato il tempo per andare oltre la presa dell'identità egoica e del pensiero e muoversi più profondamente nello spazio della nostra mente naturale, nel cuore, all'interno del cuore, del sé, dell'essere. Sono molti esseri per questo, ma è in effetti la stessa cosa. È tutto, per ora è così. Apriamo lo spazio per le vostre domande. Qualcuno? Namaste Guruji. Namaste Guruji. I feel clearly there is this. Sento chiaramente che c'è questo. I've been experiencing, especially. Sto facendo esperienza di questo, specialmente in questa qua a Rishikesh. Rishikesh, ma ancora siedo lì e come ieri. C'è qualcosa che vuole che tu lo noti. Vuole che tu noti questo. Sono seduto lì e sono silenzioso, rilassato in questo stato. Poi tu guardi in giro e improvvisamente arriva questo. Lui sa questo, cioè succede questo. Non può essere il sé che si sta chiedendo se lui sa o no. No, non è preoccupato di quello. Non riguarda quello. Tu in qualche modo stai marinando nel tuo stesso stato. Ancora aperto, quindi qualsiasi cosa risuoni col tuo cuore troverà la sua via nel tuo cuore. Questo tipo di ricerca per il riconoscimento, sono molto felice che tu lo ammetta. È una naturale risposta naturale che arriva quando il senso della persona si sente mi sto rompendo, sto cadendo a pezzi. Quindi tu veramente non devi dare attenzione a questo, perché se dà spazio a questo comincerà a diventare senza riposo.
Ricordo, sedute ai piedi di Papaji. Okay, molte persone arrivano e hai una sensazione come: ah, mi riconoscerà, ah, sei arrivato, wow! E tu sei esattamente quello che lui ignorerà. E ti spezza in due, ma è una cosa buona, perché se sei furbo dici: ah, questo fa male, non lo farò più, non lo lascio stare, perché ti disturberà. L'ego, il senso dell'ego in noi, vuole essere riconosciuto. E ci sono anche persone che dopo un po', che vengono a satsang e dicono cose come: non lo sai, Muji sta crescendo, ora molte persone vogliono andare in una sangha più piccola in cui possono essere notati. Questo non va bene. Se il tuo cuore batte per la liberazione e tu sei della dimensione di una formica, sii una formica che è totalmente piena dell'amore di Dio. Rumi dice anche: sono così piccolo, posso a stento essere visto, come può questo grande amore esistere in me? Quindi va bene che tu condivida questo e lo esponi e lo lasci stare, ma quella pace dentro di te è la tua ancora. Devi essere un tutt'uno con quella, con essa. Sii uno con essa. Puoi lasciare andare tutto il resto ed essere uno qui. Sempre sentirai di essere nel posto giusto, contento. Niente, non manca niente. Sembrerà sempre che qualcosa manca se ci pensi, ma in realtà se tu stai nel sé, come il sé stesso, niente manca. Vedo cosa sta succedendo ora, è che ho chiesto qualcuno sta traducendo di cosa stiamo parlando in hindi, così le persone all'esterno che lavorano ma hanno una certa urgenza per venire dentro. Quindi l'abbiamo notato e abbiamo detto: metteremo uno speaker, così anche loro possono capire di cosa stiamo parlando. Quindi a volte questo è l'ego che sentiamo da lì. Mentre siamo sul soggetto, oggi alcune persone stanno partendo e fra di loro c'è Nirvana che sta coordinando in quella stanza lì dietro. Nessuno la nota, in un piccolo garage ci sono circa 15 persone lì dentro che traducono in lingue diverse, così le persone nella hall che non sono capaci di capire l'inglese e anche via broadcast possono anche loro seguire il satsang nella loro lingua madre. L'ho scoperto, non lo sapevo prima, ma mi sono ritrovato faccia a faccia con questo. Mi sono così profondamente toccato da questo. Nirvana sta partendo oggi e ha coordinato questo. Siamo pieni di gratitudine per quelli che hanno lasciato i loro posti qui nella hall e sono lì condividendo tutto ciò con le persone nella hall. Okay. So
That aside, what you have spoken, quello di cui hai parlato, c'è un senso, qualcosa vuole essere riconosciuto. Può vedere lui che c'è un cambiamento in me. Io mi aspetto fortemente un cambiamento dentro di te. Deve arrivare un cambiamento se sei seduto in questo tipo di energia del satsang. E il tuo cuore è aperto, la tua mente è aperta. Ci deve essere un cambiamento. Alcuna lo diamo per scontato, ma non mi fermo lì. Tu devi trovare quella cosa che non si trasforma. C'è un aspetto di noi stessi nella nostra espressione dinamica nella vita che continueremo in qualche modo a maturare, a raffinare contro uno sfondo di consapevolezza che non cambia. È molto facile capirlo logicamente con la mente, ma nel sé dell'esperienza sì, è per questo che alcuni esseri dicono sì, lo sai, io piango ma non piango, io faccio, sto facendo ma non sto facendo. Qualcosa che vuoi dire ancora? Just want to say thank you. Voglio solo dire grazie per questo, perché prima di incontrarti vivevo la vita come un incubo, e da quando 2 anni fa per la prima volta in Zimmer sono venuto 2 volte a Monte Sage in Portogallo, è stato proprio un grande cambiamento. Questo succederà sempre, le persone diventeranno sempre più, la tua vita diventa sempre più armoniosa interiormente e anche dal di fuori. Troverai che vecchi conflitti e cose così in famiglia sono sanate, perché la contrazione, la testardaggine a cui ci aggrappiamo intanto non ci servirà più, e con quello saremo facilmente capaci di muoverci in diversi modi. Stai dissolvendo come tipo di persona. Non essere definito come un tipo di persona. Non sei un tipo di persona, ma gradualmente il rumore della persona ti lascerà. Più arrivi a riconoscere, ad amare, ad essere uno con quello che realmente sei. Il satsang è un posto in cui noi scopriamo. Più sei qui, più le tue vecchie abitudini cadono. A volte non le vedi cadere, noti solo che la vita ti porta in una situazione, parli con qualcuno e noti che in quel momento, a quel punto, sarei stato arrabbiato, ma non c'è rabbia. Thank you for grazie per combattere per me. Love you. Ti voglio bene. Per favore. Grazie Muji per mostrarmi che sono vita. Sento che sono nuda qua. La mia mente vuole raccogliere un vestito, vuole vestirsi. Ma non ho niente da indossare. Ma è così bello, non è? Stai nuda come quella senza forma, e la mente vuole raccogliere qualche vestito, qualche
Ma non c'è niente da nascondere, ma nel tuo cuore lo sai. E sembra che tutto sta succedendo automaticamente. Miracoli, una vita di magia, lo sto vivendo. Sì, vedi che all'inizio può sembrare che ci vuole una forza, una sforza, perché il riflesso è di tornare al vecchio regime di pensare, di identità, e tu devi stare, devi rimanere, devi dare un po' di tempo e rimanere con quello che indico di nuovo, fino a che in un certo modo vai oltre delle cose molto difficili. E così come parlo adesso, tutto comincia a darti l'appoggio di sopportare la tua realizzazione. È quasi come la mente lotta per te. Dopo un po' le cose diventano più facili e tutto riflette l'unico sé, l'uno sé. Perché dobbiamo essere curati da questa abitudine di identificarci solamente con il corpo e il condizionamento che viene raccolto nel corpo, ed è questo condizionamento che viene tenuto dalla coscienza in qualche modo, e così diventa la nostra credenza e esperienza alla stessa volta, ma qualcosa va oltre. Qualcosa attraversa da manuale a automatico. Hai detto tu la parola automatico, che adesso sembra che tutto sta succedendo automaticamente. Ogni giorno stavo nella fila guardando questa signora anticappata. Un giorno ha ricevuto la sua sedia a rotola e andava dappertutto così felice, cantava, gritava, mugibava. C'era così tanta gioia. Sì. Thank you, India. Grazie, India. Un giorno un uomo aveva una bandiera d'India ridendo. In qualche modo ho capito che sta ridendo. Quando ero un giovane ragazzo mi piaceva molto disegnare. Sono cresciuto disegnando. Avevo visto un disegno di un uomo in un libro. Credo che il suo nome era Atlas. E questa figura sta così in giù e c'ha il mondo sopra le spalle. Lo disegnavo molto spesso, anche dalla memoria, sta lì. E molti anni dopo, in India, ho visto un altro uomo, ma ballava sopra il mondo. Mi piace questo. C'è uno che porta il mondo sulle spalle, lui è quello che sta pensando alla vita, portando il mondo. L'altro sta cantando, ballando, Nataraj. Non scaccia, ma balla. Tu devi trovare questo Nataraj dentro di te. Ballando, ma non ballando. Ballando, ma non ballando. Qualcosa sta ballando. Qualcosa si muove con eleganza e grazia nella vita.
Eppure sotto questo, un silenzio totale. Tu scoprirai entrambi questa forma e quella senza forma, non tramite delle ginnastiche spirituali, ma solo nel silenzio del tuo ascoltare e seguire questa indicazione dentro del tuo cuore. Non c'è molto da andare, non è lontano. Non è come un viaggio esteriore di chilometri o miglia. Infatti è senza distanza, non c'è distanza. Tranne la distanza di un pensiero. Ogni giorno l'indicazione è qui, fai attenzione qua. La mente vuole andare fuori tramite i sensi e la mente. Facendo shopping per altre sensazioni, ma ti sto indicando, fai attenzione qua, perché quando la tua energia va fuori entri in un campo di frammentazione, confusione. Allora perdi la vista di quello che è importante in te e vieni tirato dai sensi della mente. Non è un rapporto buono. Quindi i maestri hanno indicato: tornate, fate attenzione a questo. Sembra troppo semplice. Troppo semplice, forse anche ingenuo, se sei inclinato a studiare. Questa cosa semplice, in questo luogo dove la mente, la sua attività è tutto che immagini, la memoria, il funzionamento dell'intelletto, il gioco dell'immaginazione, tutte queste cose appariscono davanti a qualcosa che le percepisce, ma non viene sotto l'effetto. Non condanna questo funzionamento, fa parte del necessario, sono strumenti necessari per il gioco della manifestazione. Dio non soffre la manifestazione. Perché è che noi la soffriamo? A causa dell'identità di identificarsi solo col corpo-mente e il condizionamento, quindi stiamo solo vivendo nell'idea che abbiamo di chi siamo. In un'autoimmagine che non è vero, che è molto profondamente limitato, ma allo stesso tempo un'esperienza che tutti gli esseri devono sperimentare per un po', e dobbiamo crescere, non crescere vecchio, ma crescere grandi, andare oltre le limitazioni, i limiti del condizionamento del corpo-mente. Questo deve star succedendo anche a voi mentre state qua adesso. La mente terrena e il corpo terreno e il loro programma non basta per te, non hai trovato una pace vera lì, solo una gioia, una felicità momentanea, qualcosa dentro di te che chiamo grazia. La grazia ti sta spingendo di andare oltre i nomi e le forme che prima su cui eravamo fascinati, che hanno preso così tanta della vostra energia, e non dà molto, dà solo polvere. Una certa intuizione sta lì dentro che dice che c'è di più, non di più come, ma di più come la perfezione. Dico ogni tanto che la morte è una delle idee molto più incredibili di Dio, perché ci fa sentire paura così tanto che ci compella a cercare quello che non muore, che non può morire. Lo prendo che sei venuto a questo luogo come questo, per questi satsang, per finire la delusione e il soffrimento.
la sofferenza e di scoprire la tua esistenza senza tempo e di sapere che non è un mito, non è una fantasia, non è una fantasia spirituale, ma che ogni giorno, quotidianamente, si sta rivelando qua. Se il Buddha l'ha fatto, puoi dire, o se il prophet è ogni Gyani, perché non tu, perché non io? Dovrebbe essere l'attitudine. E se è infinito, senza tempo, senza limiti, deve essere qua adesso. Allora cosa non dà l'opportunità di riconoscere nel mio cuore adesso? Quando hai questa sensazione verrai e comincerai a sperimentare come sta dicendo lei. Così tanta gratitudine. Papaji. Sri Ramana. Sri Ramana. Grazie per avermi lasciato piangere così tante lacrime. Sri Ramana mi ha detto, tu piangi perché pensi che il mondo è vero. Quello che sono non è reale o irreale. Per favore ripeti. Quello che sono non è reale o irreale. È sconosciuto, è impossibile da conoscere intellettualmente, fenomenalmente, impossibile di conoscere. Eppure non puoi. Non puoi negare che sei questo. Mentre abbiamo il senso che siamo veramente il corpo e la mente, verranno i dubbi, verrà pure la paura. E molte altre idee che ci dividono verranno, ma stanno andando via come un vecchio sogno adesso. Mentre fai attenzione, tutto che sto condividendo non lo sto dando come compiti, ma mentre proprio ascolti, trovi una sincronicità con queste indicazioni, tutte le delusioni ti caderanno. Non è solamente quello che credi, la credenza deve essere trasformata e convertita in esperienza. Benedetto è quello la cui vita è l'evidenza della verità. Tu devi diventare la prova che Dio è. Non è solo tramite le cose che dici, ma a causa della del profumo che hai. E gratitudine, come hai detto, è uno dei primi profumi che vengono. Ognuno sente gratitudine, gratitudine alla vita, gratitudine anche alla sofferenza, gratitudine al dolore, gratitudine per i sensi, per anche la mente, gratitudine per tutto. E gratitudine per la grazia che viene a liberarti. Bene. Grazie, Amma. Molto bene, molto bene. Chi ha la domanda per me oggi? Nessuna storia. Chi è? Sei tu, non sei sicuro? Vieni.
Ciao Muji, grazie. Voglio condividere qualcosa che mi sono innamorata 2 settimane fa con nessuno e questo mi ha ispirato a scrivere qualcosa. Posso leggere qualcosa? Ok, Muji dice ti sei innamorato di nessuno? Sì, ho. Sono solo 2 minuti. 2 minuti? 2 minuti di amore, dice Muji. E la cosa migliore se puoi se ascolti come nessuno avrai molti più benefici. Nessuno è qui, nessuno è qui ora, nessuno è. Nessuno è mai presente, nessuno è interno, nessuno è infinito. Nessuno è non separato, nessuno è diviso, nessuno è nessun nome. Nessuno dà la colpa, nessuno critica, nessuno ha, non ha dimensione. Nessuno si sente in colpa, nessuno si sente superiore, nessuno si sente inferiore. Nessuno non ha nessuna sensazione, nessuno è mai nato, mai morirà. Nessuno è perfetto, nessuno è diretto, nessuno non è quello che tu ti aspetti, nessuno è il tuo migliore amico, nessuno non ha né inizio né fine, nessuno non ha controllo né supervisione, nessuno ha pensieri o desideri, nessuno non richiede niente, nessuno ha diritti. Nessuno non combatte, nessuno è silenzioso, nessuno ti porta a fiorire, nessuno è con la grazia, nessuna qualità, nessuno ha ideologie, nessuno ha cronologie, nessuno ha priorità, eppure nessuno ha autorità, nessuno è innocente, nessuno non ha senso, nessuno non ha senso, nessuno è fermezza, nessuno è il tuo maestro, nessuno ti salva dai disastri, nessuno è trasparente, nessuno è apparente, nessuno è la tua guida, nessuno non è orgoglio, nessuno ti porta a splendere, nessuno non è sofferenza, nessuno è scoperta, nessuno riflette tutto. Nessuno è il funerale dell'ego, nessuno è il tuo guru, nessuno ha conflitti, nessuno è nessuno è non cambiabile, nessuno è inesauribile, nessuno è invisibile, nessuno è Dio. Nessuno è il tuo Dio, nessuno ti mostra la strada, nessuno è qui ogni giorno, nessuno sa niente, nessuno sa tutto, nessuno è consapevole, nessuno, a nessuno non importa, nessuno è tutto, dappertutto, è il tuo amato, nessuno è amore, nessuno è presenza, nessuno è qui, nessuno è. Mi piace questo, lo amo, dice Muji. That's about the best poem I've heard. È la migliore poesia che ho mai sentito. You print it off. La puoi stampare per me, per favore? Grazie, grazie. Very good. Da dove arrivi tu? Scusa. Ho bisogno.
bisogno di parlare con te. Un momento, dice Muji, lasciami sentire lui prima. Hello? Ciao. Hello, Guruji. Ciao Guruji, grazie. It's very different now. Molto diverso ora. Finally able to follow the pointings. Stay as aware. Sono capace di seguire le tue indicazioni, stai come la consapevolezza. I'm aware of thoughts. Sono consapevole dei pensieri and they don't e non disturb non disturbano l'io, anymore. Non lo disturbano più. Yet the last few eppure days, gli ultimi giorni something else was tasted. Qualcos'altro the beings I was with they called it Brahman. Sorry, say again. Something else was tasted. Qualcos'altro c'era, non c'era sofferenza, but there is a form of non consapevolezza ma una forma di thoughts. Vigilanza verso i pensieri. Molto recentemente ho imparato a non investire per niente, quindi ho ricevuto ed ero così. C'erano momenti in cui anche quello non, neanche quello era lì, questa vigilanza non era necessaria. Time had totally disappeared. The only words that come for it is absolute awareness. Non posso descrivere che cos'era. C'era una cascata, stavo seduto su una roccia, niente di speciale, tutto era speciale. You use what? Tu usi era. I do. Sì. And now? E ora, dice Muji, è un leggermente differente, solo un po'. Come può essere differente quando non ha qualità? Come può essere diverso? Io sento che è a causa di questa vigilanza nei confronti dei pensieri. Forse un po' di paura. È ok, dice Muji. La vigilanza continuerà a funzionare. Anche involontariamente continua a essere lì. Ma non c'è nessuno che è vigilante, che vigila. C'è solo una sorta di vigilanza lì, no? Voglio controllare con te perché non voglio che diventi un altro fardello. O un'altra persona, non voglio che diventi un'altra persona. Tu sai ora quella consapevolezza senza forma. Che è lo sfondo di tutte le tue esperienze che ha luogo, sono come nuvole che vanno attraverso questo, un traffico senza fine di sensazioni, ma per un po' la nostra attenzione va con le nuvole per un po'. Ogni volta che andiamo con le nuvole ti tira dentro, ti fa diventare una persona. Adesso hai trovato qualcosa di molto più bello, un silenzio, una vastità, un spazio che non si muove. E per questo dico, continua a marinare in questo spazio, amalo sempre di più. E tutte le tendenze di spostarsi da questo, le tendenze si sposteranno, se ne andranno. Non devi guardare quando se ne andranno, ma sei così assorbito, autoassorbito nel modo giusto, che queste cose non importano più ora. Inizi a realizzare che sono cresciute solo col tuo interesse prima. Molte abitudini si sviluppano solo con l'interesse, l'identità li supportava, ma gradualmente ora quell'energia è stata preservata nell'essere, quindi non c'è questa mancanza di energia, quindi un bello stato per l'armonia. Quindi le differenze verranno percepite, ma le differenze sono superficiali, in un senso esterno non c'è nessuna differenza interna.
E a un certo punto anche le differenze diminuiranno. Sarà come è un'unica zuppa di sensazioni tutta questa vita. E non importa cosa stai guardando, ma il tuo guardare comunque avviene nella pura consapevolezza, come se la consapevolezza stia guardando ma non ha attitudine. Una esperienza il più possibile piena, perché più parliamo, andiamo in un mezzo che è così familiare per noi, siamo così veloci ad inquinarlo e in qualche modo essere distratti, perché l'ego è molto familiare con le parole dette, vuole dire qualcosa di questo. Ma tu rimani dentro, non come un recluso, ma in modo che venga dalla tua gioia. E questo lo chiamo vero autorispetto, perché stai onorando te stesso. E non cercare di far funzionare niente nella vita, a meno che non arrivi spontaneamente, la coscienza vuole esprimersi così, e sentirei che è giusto fare questo, ma non devi avere un'opinione fuori dalla coscienza, a parte della coscienza. Grazie, è molto bello, dice Muji, stai facendo molto bene, continua così. Naturalmente la mente arriverà di tanto in tanto e continuerà a invitarti e lo presenterà in qualche modo come se è qualcosa che tu veramente, perché conosce tu i tuoi vecchi e le tue vecchie abitudini, continuerà a venire e ti presenterà delle immagini, degli aggiornamenti di alcune abitudini e troverete stesso così. Lasciala. Benissimo, sono molto felice, bello sentire questo. Sì, adesso fammi sentire quello che dici. Vengo qua perché, per favore parli un po' più alto, ho bisogno, non ho una scelta ancora. Non posso farlo da sola, quindi chiedo per la tua di aiutarmi. Posso avvicinarmi a te? Dimmi ancora un po' di più adesso, prima. Dimmi un po' di più. Sto ascoltando e ancora sento come una persona per la maggior parte del tempo, diciamo oggi senti come una persona per la maggior parte, dice la ragazza, in questo momento sembra che nient'altro può avvicinarsi alla libertà totale, che ci sarà sempre qualcosa che mi attira a questo. Non necessariamente, dice Muji, no, crescerai appena fai l'attenzione come stai invitato in satsang, di non solo andare con i fiumi della mente, ma di rimanere prima nella posizione dell'osservatore, come un osservatore staccato. Quindi non c'è nessun bisogno di controllare i sensi, stanno funzionando con le leggi della vita, ma puoi percepire senza identità. Identificarsi con qualcosa non crea una percezione più profonda, infatti l'ho distorta. Quindi puoi guardare a qualunque cosa con una forza, un'attenzione forte, ma non essere tirato. Se voglio guardare uno di questi fiori posso studiarlo in dettaglio molto intimo, ma non lasciare me stesso per farlo, non faccio nessun scambio. Questo è il potere della tua coscienza, vedi? Quindi il senso che cose ti tirano di nuovo nello stato dell'identità della persona è solo l'abitudine, è solo
per l'abitudine che ti ha seguito per molto tempo, ma cambierà, deve cambiare, perché diventi uno schiavo a certe abitudini e non producono niente di bellezza. Adesso in Satsang stai diventando che ci sono altri spazi in te ancora non esplorati, e con una frescura, una freschezza, ma certo sentirai, forse posso uscire da questa ipnosi. Se sai che stavi vivendo con dell'ipnosi, almeno deve essere che stai uscendo da quello per saperlo. Quindi il senso di essere tirato è solo, sì, per molto tempo non puoi essere distratto da qualcosa in cui non ti sei interessato. Vedi? I sensi possono girare verso ogni oggetto del senso, ma non crea una distrazione. Vedi? Stai distratto? Non necessariamente. Ma se vai, cominci, forse? Ma anche allora non necessariamente. L'unica cosa, la cosa che crea la senso di distrazione è solo di pensare, ah, mi disturba così tanto, e quindi la mente dice, ok, adesso sono disturbato. Finché se la mente non dice che è successo qualcosa, esperienzialmente non è successo niente. Guarda quante cose a cui hai guardato che non ti disturbano, tutto che hai toccato ma non ti portano via, perché non hai investito la credenza o identità in quello, quindi niente ti tocca. Quindi qualunque cosa che, qualsiasi cosa che dà la sensazione di essere tirato via, può essere solo una cosa che, a cui hai dato una significanza più importante. Quindi crei un certo rapporto anche per un po', e così attivi quell'idea e diventa una cosa, diventa qualcosa. Allora tu dici che voglio essere, non voglio essere così tirato via, portato via. Allora devi cominciare a osservare un po', osservi che sì, ok, viene un pensiero, adesso l'attenzione va molto forte a questo pensiero, ma questo pensiero no, non tanto, l'attenzione va più a questo pensiero. Stai ascoltando? Voglio essere la luce, ma ho bisogno del tuo aiuto, dice la ragazza. Lo sto offrendo, dice Muji. Posso venire vicino, per favore, dice la ragazza. Per favore, ok. Una volta anche questo non significherà niente, avvicinarsi. Perché è alla base di un'identità fisica, fisicale. Che è successo allora? Prendi il microfono, te lo darà. Dimmi che cosa stai parlando, che cosa stai dicendo. C'è ancora la paura? C'è la paura, diciamoci, dalle memorie delle persone. Piano piano, diciamoci. Allora viene qualche paura connessa alle memorie di rapporti o persone. Ok, allora sei consapevole di quella sensazione, come lo senti energeticamente, e anche sei consapevole del desiderio di essere libera di quello. Sì? Sì, quindi entrambi sono solo sensazioni che sorgono in te. Vedi? Allora adesso, forse 10 minuti fa non c'erano, il tuo stato era diverso, adesso vengono, e allora senti, ma è solo un'emozione che viene nella mente, un certo riflesso di identificarti con quei, ma in realtà niente sta succedendo.
è solo il tuo credere, e in un certo modo, in un senso, lo stai credendo in realtà, ma è solo pensiero. Supponiamo che stai pensando di una persona che cosa hanno fatto, però proprio adesso loro stanno mangiando un gelato fuori, ma tu le stai soffrendo nella tua mente. Non è reale, non è vero. Vedi? Che cosa vuoi che io faccia? Ho bisogno che tu mi aiuta di diventare. Voglio che tu mi aiuti a diventare la luce, per favore. Per favore aiutami. Ok, tu ti siedi qua con me per un po', ok, e lascia che io parlo con un altro. Tu rimani con me, stai bene? Ok, tu rimani con me qua, ok? Yes? Sì? Perché non puoi rispondere a qualcosa, a un senso di panico, e posso vedere che stai molto investito in questa sensazione in questo momento. Ogni tanto succede così, forse per tutti, le sensazioni che vengono, e siamo molto investiti in quella sensazione, allora sembra che quello che è vero, questo è il potere della credenza. E allora la cosa che sto dicendo non la può sentire. La cosa è voglio scappare da questo Muji, me lo porta via. Ti voglio bene, anche io ti voglio bene. Sì. Ma questa cosa che è successa adesso può succedere di nuovo anche. Quindi quando viene, per favore mi ascolti. Vieni più vicino, ok. Quando succede di nuovo, quando viene di nuovo, questo vale per tutti che lo vuole sentire, quando le sensazioni per delle persone vengono in un modo molto forte, forse come lo senti adesso tu, e quando viene, ti senti completamente come stai in una tempesta, però sta succedendo dentro il tuo corpo-mente. Che cosa c'è da fare? Bene, voglio che tu non combatti con questa tempesta, neanche di scappare per un momento. Solo lascia che sia. Dai la tua esistenza all'esistenza per un momento. Semplicemente sii consapevole, solo sii consapevole. Puoi sentire questo? Sì. Non combattere, non credere, è una certa risposta d'emozione che solo dà energia alla sensazione. Ma ti sto dicendo non combattere con quello, è solo che chiudo qualcosa, l'unica cosa che puoi fare è di essere consapevole. Solo lascia che succeda nel corpo, sii così con me, come la consapevolezza, siamo solo consapevoli, solo questo, ok? Non interpretare. La cosa peggiore che sta succedendo è che è la tendenza di interpretare la sensazione che viene. La sensazione in sé non è così male. Peggio della sensazione è la tendenza e l'abitudine di interpretarlo in un modo molto personale. Perché sta succedendo a me? Voglio andare via, viene questo io. È questo che dà l'odore male. La sensazione in sé è solo una sensazione, ma quello, il significato che la dai è unica. Tu stai creando un significato e poi lo stai soffrendo. È per questo che ti chiedo, non solo prendere una pillola, non solo voglio darti una pillola, voglio che tu hai una realizzazione chiara in questi momenti. Puoi avere un attacco di panica, la mente è come un attacco di panica, non combattere, solamente stai consapevole. La consapevolezza sta lì prima,
prima di ogni sensazione, del sorgimento di ogni sensazione, perché ogni sensazione è percepito perché c'è prima consapevolezza ed è percepito nella consapevolezza. Devi accettare questo, devi vedere questo. La consapevolezza non è prima o secondo. Non ha un inizio né una fine. Il fatto che sai che esisti sorge dalla consapevolezza stessa. Quindi prendilo per scontato. La capacità di percepire è la tua consapevolezza, ma non nessuna credenza. Non ha nessun genere. Non ha nessuna intenzione. Non ha nessuna paura. E tu lo devi scoprire. E infatti anche queste situazioni che succedono come una paura molto intensa, voglio che tu trasformi questa paura e diventa un aiuto alla tua libertà. Questo cambia la qualità dell'esperienza. Invece di correre via dall'esperienza, lo userai. Quindi lascia che la paura va. Ancora. Sì, ancora. Ancora? You want to take it out? Go. Vuoi portarlo via? Vai, fai. Grittare puoi aiutare un po'. Ancora di più. Quindi così puoi provare, la gente fa così, ci sono tante cose a gritare, abbiamo qualcosa, un esercizio che facciamo molto divertente, si chiama laughing yoga di ridere. Le persone vengono a trovarci a Monte Sahaja e facciamo yoga di ridere perché sono molto stretti, a volte è solo che stanno scongelando dalla mentalità della città, ma a volte devi fare il laughing yoga, yoga da ridere, e delle persone sembrano che non hanno mai riso prima, dici ridi e stanno, però alla fine della sessione stanno morendo. Facciamo degli esercizi troppo belli, e dopo un po' viene le risate vengono. Questa cosa va bene, aiuta a ridurre la pressione, ma quello che ti indico è anche più grande di quello, più grande di yoga, di gritare, perché ti sto solo indicando la tua vera posizione, che oltre, dietro tutto questo c'è un silenzio in te che non lo vedi, stai guardando nel film della tua mente e devi imparare questo, e vorrei che tu lo impari da oggi. Vedi? La mente fa tutto questo, ma non lo può fare senza l'osservatore. Lo puoi osservare. It happens like this every now and again. Succede così ogni tanto. She is your future. Lei è il tuo futuro. Sta dicendo, per favore, uccidimi. Quando sei ucciso, riderai così, come quella.
Questo tipo di ucciso, un uccidere bellissimo, ma non è neanche necessario. So che cosa stai chiedendo, vuoi essere libera da questa molestazione della tua mente e le tue proiezioni e abitudini. Ti sto mostrando in modo più sicuro, più affidabile, più durabile modo, ma devi ascoltare. Nell'inizio è naturale di chiedere per favore, portalo via. La storia va che c'è un uomo che va a casa, deve camminare per la foresta e vede un serpente nella strada ed è proprio, ha tanta paura dei serpenti e non può tornare a casa. Non vuole passare, un serpente no, mi morderà, non c'è nessuno. Poi vede una luce in una casa e viene un uomo e dice per favore posso passare la notte qua? Dice perché voglio andare a casa, ma c'è un serpente nella strada, è molto grande. L'uomo dice serpente, non ci sono serpenti qua, ce n'è uno, sta sulla strada. No, l'uomo dice ti accompagno, è venuto con una lampada e guardano e quando vengono vede una cosa sulla strada. Il primo uomo dice no, l'altro uomo dalla casa guarda che c'è una corda vecchia nella strada. Dice no, guarda, vieni, no, prende la corda, dice solo una corda, no, per favore non avvicinarti, no, vieni, guarda. Allora vede, è solo una corda. Sembra come una corda. Dice è una corda. Ma solo quando lo vede che è una corda, e allora dov'è il serpente? Tutta questa ansia va via. Perché vede, è sempre stata una corda, ma nella sua mente aveva visto che era un serpente. E allora tutte le cose che vengono con la sua proiezione, la paura, l'ansia, tutto va via. Quando vedi delle cose tramite la proiezione, che immaginiamo che sono molto più di quello che sono, quindi viene la paura. Ma come è cominciato all'inizio è che la cosa più forte è l'identità, che sono questo corpo, sono questo tipo di persona, allora può venire la paura. Sei perfettamente libera nel cuore. Adesso sta ridendo? Stai ridendo o piangendo? Qualcosa voleva ridere e poi qualcosa dice no. E non sei né questo né quello, ma meglio ridere. Ok, prossimo. Non c'è più spazio sul palco. Ok, Swamiji Pranam. Swamiji, mera man keh raha hai ki main aapse prashn karun ya na karun. Okay.
Ok. There must be one Hindu person in the room. Ci deve essere almeno un Hindu in questa stanza. Ok. Sta chiedendo. Should I question or not to you? Mi sto chiedendo a me stesso se devo farti una domanda o no. Mere dost kaam karte hain mere saath. Wo bolte hai tujhe wahan jaake mil kya raha? My friends, i miei amici che lavorano con me mi chiedono cosa hai da lì? Cosa prendi da lì? Main bol nahi paya unko par main mere man mein aata hai ki वो लेते भी नहीं है और देते भी नहीं है मन में आता है कि वो लेते भी नहीं है और देते भी नहीं He couldn't tell them, non ha potuto dire a loro questo, ma non possono prenderlo, non possono darlo. Va bene? Grazie tante, grazie mille. But whenever I come here, ma ogni volta che vengo qui mi sento così pieno di gioia. And whenever I go from ogni volta che me ne vado da qui comfortable. Non è molto confortevole. But this here, ma questo qui, il vero significato di qui, non è meramente Sri Svatotranda Ashram, non è l'essere qui geografico. But it is a place within è un posto dentro di te. So when you leave, quindi quando lasci quando parti questo spazio, questo posto va con te. I have been here since 4 days. Sono qui da 4 giorni. Tre giorni ero dentro, ma un giorno ero fuori. Ma ogni volta che vengo qui mi sento grande, sto benissimo. In tutta la mia vita non sono mai stato in nessun altro ashram o satsang. Today I am going I don't know. Oggi tornerò al lavoro, ma non lo so se ne parlerò. My brother hate me. Mio fratello mi odia. Perché vai lì? Business. I tuoi affari, il tuo lavoro. I don't know, I'm from here. Ma non so perché vengo qui. Why don't you tell your brother? Why you don't come? Perché non dici a tuo fratello? Perché non vieni qui a vedere? Dice Muji. He's very innocent. Lui è molto innocente. Che fare? I am happy. Sono felice che sei venuto. Tu vieni? Mujhe pata nahi main kyon aaya. I am acha
पता नहीं क्यों अच्छा लगता है यहां पे मंदिर भी है पर मैं वहां पे एक टाइमिंग से जाना पड़ता है पर यहां पे मैं आता हूं अपने उस से आता हूं मुझे पता नहीं कि क्यों आता हूं मुझे पता नहीं क्यों आता हूं I don't know why I come here non so perché vengo qui at the temple I have to go by the timings but here I al tempio devo andare in certe ore ma qui vengo risucchiato sab yahan pe apni pareshani lekar aate hain pareshani lekar sab sab aate hain yahan pe pareshani lekar ki mujhe ye de do mujhe wo kar do mujhe ye kar do mujhe aisa hoga par mere man mein kuch nahi hai mere man mein ye hai ki jitna hai sab theek hai sab theek hai Everyone comes here with ogni volta problems, che vengo qui con un problema I'm just here, ma sono qui so sono qui e sono okay. così felice va tutto bene Muji Baba Ji first day come Rishikesh first day this year Mujiji, il primo giorno qui a Rishikesh. I don't know. He's sitting car. Non lo so, tu stai seduto in una macchina. E io sono così. I'm only this. Io sono solo no, così. Adesso. No, I'm going only. Adesso sto andando solo. First day. मुझे कुछ पता नहीं कि यहाँ पे बहुत जो भी है जितना भी है हमारा बहुत है बहुत है ये बहुत बहुत है ये बहुत बहुत सब खुश सब खुश रहो यार सब खुश रहो सब खुश रहो हम गंदे हैं बस सब सब ठीक है हम गंदे हम गंदे हैं सब बाकी सब ठीक Be happy everyone. Only che siete felici. Everything is dirty in me. Everything else is very beautiful. C'è qualcosa di sporco dentro di me, tutto il resto è bello. Be happy. Che siate tutti felici. Bahut accha. Dhanyavaad. Grazie. Posso toccare i tuoi piedi? Grazie. Ah, sei qui? Ok, vieni, vieni. Vieni, vieni. Thank you. Grazie. Namaste a tutti. May I please posso per favore chiedere se when the baby starts quando to grab the nipple, il bimbo si mette a a bere dal tetto scusate questo è il condizionamento questo è l'attaccamento dal seno scusate l'attaccamento è una fonte molto importante della nostra sofferenza
Quindi Swarupa o Satchitananda, la nostra vera natura, è detto di essere libera, Ananda, è una gioia senza fine. Ma il momento in cui siamo nati, ci mettiamo a cercare, a attaccarsi, gratificare i nostri sensi, quindi c'è un modo di introdurre ai bambini che non possono capire le parole di Rumi, che adoro. Grazie per aver detto che c'è un campo oltre il bene e il male, ti vedo lì. Come introdurresti forse staccamento o questa energia senza forma ai bambini, forse tramite il suono? Non c'è un io non vedo un problema con questo, non è necessariamente un attaccamento, c'è un impulso dentro della forma umana. Tutti gli esseri senzienti, se osservi altre espressioni di sentienza, manifesteranno pure questa tenerezza, questa... Dici che porti un bimbo al seno, nessuno deve insegnarlo come prendere il latte, è un impulso dentro di noi di farlo così. Se è un bambino umano o forse una mucca, una piccola mucca, attaccamento in quel senso, non direi che è un attaccamento, perché attaccamento diventa più una cosa psicologica a una certa fase. Forse alcuni bambini, se sono cresciuti con molti adulti e esseri amorevoli, non devono necessariamente, non sviluppano attaccamenti così forti. Attaccamenti vengono quando c'è un rapporto uno a uno, è molto insulare, allora vengono gli attaccamenti, ma tutti gli esseri umani sperimenteranno un certo forma di attaccamento a un certo punto, e sento che la coscienza stessa sembra di voler mostrare nella sua espressione come l'individualità avrà ignoranza, il desiderio, attaccamento, che è disponibile nel realmo degli opposti interrelati, che sperimenteremo tutto questo. La vita è l'esperienza di questo, ma quando siamo limitati nella nostra identità e stiamo credendo che siamo solo il corpo e il condizionamento che sorge per questo corpo, questa è la limitazione che dobbiamo trascendere, perché non è una verità fondamentale, è una verità relativa. Ma nel pieno potenziale di che cos'è un essere umano, ci scenderai questa limitazione. Se è verso la meditazione, ci sono tanti cammini che ci offrono la porta per cui dobbiamo lasciare la conoscenza inferiore. L'attaccamento, normalmente pensiamo che quando c'è l'amore c'è attaccamento, per la maggior parte è così, però gradualmente con una conoscenza più profonda e la realizzazione del sé, quella tendenza di prendere va via, perché mentre perdi la paura, perché è la base della paura, perché è la base dell'idea che sei il corpo che porta quella paura e porta pure il senso che posso essere mandato via, e vengono tutte da questa idea che siamo solo il corpo e il condizionamento che sorge col corpo. Quello è nelle fasi iniziali degli uomini, degli esseri. Gradualmente, tramite l'autoscoperta o la sadhana spirituale, viene una conoscenza più grande, uno spazio più ampio di unità, di armonia, oltre il campo del condizionamento limitato che è formato dalla mente terrena, dal corpo terreno. Infatti, quando vengono molte persone e stanno esplorando la loro natura e prendendo una libertà più grande, c'è una reazione che succede, e questo avviene dalla mente terrena che sembra di voler rovinare ogni opportunità di espandere in coscienza. E viene paura, vengono i dubbi, tutte queste cose vengono, questo è il grande dramma dell'esistenza, questo è il teatro della coscienza che gioca così, e tu devi
andare verso questa foresta a casa. Grazie mille, sono d'accordo, ma con i bambini non hai nessuna storia a una certa età. Non sto chiedendo per me stessa, chiedo per quando vedi i bambini sviluppando Ahamkara, l'ego, a quell'età. Poi dice Muji, prima devi trascendere il tuo ego prima che puoi aiutare i bambini a trascendere il loro ego, perché l'ego è una cosa che è un periodo di percezione distorto che deve venire per ogni essere, se sei stato un Buddha o un Cristo. A un certo punto avrai sperimentato il condizionamento, l'ignoranza e gli accattagamenti. Il più possibile l'ignoranza non deve viene messo insieme all'arroganza. Se l'ignoranza si combina con l'arroganza viene molta sofferenza nel mondo, ma i bambini devono sentire un po' di questo. Non ognuno viene come 1, 2, 3, 4, 5, ognuno ha un'unica nel tuo DNA spirituale è unica. Le esperienze sono così varie, la mente umana vuole standardizzarlo. Questo va per questo. No, non ogni medicina va bene per ogni persona. Quindi grazie, è un campo molto ampio. Grazie e prostro alla tua saggezza e chiarità che trasmetti, alla generosità. Grazie, grazie mille. Namaste Muji. La mia domanda riguarda la libertà dalla morte, morte spirituale e morte fisica. A proposito della libertà, capisco che non sono questo corpo, mente, ego, ma uso questa parola ancora, io. Cerco di fare in modo che la mia vita sia più libera possibile nel mio paese, nelle mie relazioni, in tutto. Cerco di essere totalmente quello che sono, totalmente libero. Capisco cosa che essere libero significa essere solo. Molto spesso Muji dice solo in che senso? Il Signore dice come più libero, la libertà è la libertà dagli attaccamenti. Quello è secondario, dice Muji. La libertà non è essere libero dagli attaccamenti, la libertà è molto più profonda, la liberazione. Il Signore dice, Muji dice, tu che stai parlando come individuo, il Signore dice, io sto parlando come me, questo corpo mente. Muji dice, non c'è libertà da quel posto, c'è solo condizionamento. Che sembra libertà ma non è libertà. Il Signore dice, ora sono qui, stavo pensando alla morte, come piacerebbe morire, perché per me è una questione di ok, la morte è qualcosa di misterioso. E stando qui all'improvviso ho desiderato morire. Non per tristezza, no, ma al contrario, la sensazione che se morissi vorrei morire in questo sentimento, sensazione. Quindi se non vado fuori da questo corpo, anche perché non voglio dare problemi agli organizzatori di portare fuori questo corpo. Muji dice grazie, molto gentile da parte tua.
Posto non sarebbe, questo posto non sarebbe lo stesso. Ora vorrei fare la mia domanda. Come è possibile avere questa libertà, questa liberazione? Qualcuno che per me è un esempio, stare nel corpo mentre... come si fa a stare nel corpo, essere vivo, ma essere anche totalmente libero? Perché per me, mentre penso alla morte, al condizionamento o come mi piacerebbe morire, perché essere in questa forma fisica è come essere una prigione, perché la mente sempre afferra qualcosa, paure, desideri. Mu ci dice, tutte queste cose di cui sta parlando si sta manifestando dall'idea limitata che tu hai di te stesso. Tutto arriva da quello, anche l'idea mi piacerebbe morire felice, tutte queste cose, tutto arriva dalla mente, tutto dalla mente. E anche perché sei in uno spazio in cui la tua coscienza spirituale si sta aprendo. C'è un sacco di energie che stanno cercando di prendere catturare la tua attenzione, no? Sono energie che diventano quasi attivate intorno a questa apertura. E quindi qualche volta c'è anche qualche rilascio, apertura, e fai esperienza di una vita in un certo modo miracolosa. Quindi spesso dico alla gente, non siate troppo veloci a creare delle conclusioni premature sulla vita, basate sulla vostra sensazione attuale. Lasciala danzare, tu rimani lì in quel luogo che io indico, no? Il posto senza voce, quel posto senza concetti, libero dai concetti, stai lì, perché l'energia vuole andare fuori. A volte senti un'esuberanza di energia e wow. E la mente poi dice, sì, vai a condividere questo, vanne a parlare. E io ti dico, stai in silenzio. Lascia che questo cada, diminuisca. A volte accendiamo l'incenso e dico, per il primo minuto non odorarlo, lascialo bruciare e poi il vero profumo arriverà. Anche durante il satsang tu fai esperienza di qualche risveglio, oh wow, adesso lo so, ma ancora tu sei lì o che lo sa? Dico, ok, rilassati, stai messo lì, altre sensazioni, altri sentimenti stanno facendo la fila per arrivare sul palco della tua attenzione, tu rimani felice, rimani silenzioso, lascia che diminuiscano. Se non ti arrendi a questo flusso di pensieri e sensazioni che arrivano, inizi a fare esperienza di uno spazio più profondo, di quietitudine e di silenzio, ti senti profondamente contento. Ma anche se lì non trarre nessuna conclusione, non dire quello che sei o quello che non sei, ma rimani in silenzio, rimani quieto. Il mio maestro mi diceva, se ancora rimani in silenzio, ok? Adesso dicevo, ok, non parlo, ma è diventato sempre più ricco questo semplice consiglio: non andare coi pensieri, non raccogliere niente di nuovo, metti tutto giù, non raccogliere niente di nuovo, fai attenzione, sii uno con il sé. Può sembrare, ma che razza di consiglio è questo? Ti aspetti qualcosa di più spettacolare, ma più spettacolare non hai bisogno di qualcosa di più spettacolare. La verità è semplice, ma il cercatore della verità è abbastanza complesso. La maggior parte del lavoro è intorno a proposito del cercatore, non a proposito della verità. La verità è sempre innocente, è sempre qui.
è in realtà quello che siamo. Tutto il resto è un visitatore. Ogni altro stato è un turista, non solo. Vengono per un po', e per un po' sembrano, tu li prendi come permanenti, fai grandi affermazioni, trai molte conclusioni, ma tutto passa. Nella quietitudine del tuo essere interno, tu arriverai a saperlo, che non ti disturberà. Anche il corpo, che è così tanto la nostra ossessione principale, tu sei grato per il corpo. Sì, grato, ringrazialo, ma non dire che tu sei il corpo, che è quello che sei. Anche la mente, con tutte le sue, con i suoi fantastici poteri, eppure è fenomenico rispetto al sé, è percepito dentro e dalla consapevolezza. Tu stai nel posto della consapevolezza, semplice cosa. Se le persone ascoltassero, i libri sarebbero più piccoli. Se tu veramente ascoltassi, i libri sarebbero veramente molto piccoli, 2 o 3 pagine, questa dimensione. Ma perché non ascoltiamo, noi vogliamo sempre più e più cose, più e più libri, qualcosa che è così innocente, eppure diventa complessa, è la montagna più grande. Questa montagna è costruita dalla mente. Non c'è separazione in realtà, solo una che è sognata, viene sognata. Non vi presento questo come un insegnamento. Tu segui il consiglio, l'indicazione, e queste cose verranno confermate da te. E tutte queste cose che arrivano e visitano la tua casa, vorrei che la mia vita sia così, voglio essere cos'ha, tutto diventerà quieto, tranquillo per te, silenzioso. La tua vita è una cosa meravigliosa. Questo corpo è un corpo mortale, un corpo temporale, come una candela che viene accesa e dopo un po' brucia e la fiamma non ci sarà più. Ma c'è una fiamma dentro quella fiamma che non se ne va mai, la fiamma della coscienza. Tu arriverai a sapere la cosa più profonda, non la studierai, sarà semplicemente rivelata nel tuo cuore. Questo è il regalo della coscienza a se stessa. Tutte le cose che puoi ereditare o guadagnare di questo mondo sono solo per un po'. Il tempo dice: tutto questo appartiene a me. Il tempo ingoia tutte le cose, reali e immaginarie, eccezione di una, la consapevolezza stessa. Tu rimani lì in quella consapevolezza, arriverai a vedere la tua stessa eternità. Non la troverai in un libro, lo arriverai a sapere così. È una grande pace rimarrà nel tuo cuore, nella tua mente. Non dovresti correre intorno cercando la pace. Come i pesci che muoiono di sete nell'oceano. Siamo un po' così. E tutto perché non abbiamo imparato ad ascoltare. Pensiamo troppo e ascoltiamo poco, troppo poco. Dicono che è per questo che il Buddha ha delle orecchie così grandi, perché lui ascolta più che parlare. Grazie Muji. Grazie a te. Grazie. Ok, vieni.
Ti voglio bene, Muji. Muji, dovrò spiegare tramite un'analogia che mi stavo sedendo, camminando nel mercato fuori del Ghats per 4 anni. Per un po' sono entrato dentro sul Ghats. Ci sono molte persone che hanno affogati e non li vedo più. Con passi tentativi sto in due metri di acqua, ma quest'anno quello che ho assaggiato quest'anno fuori nella fila, nella strada con altre persone che vengono qua, quello che ho assaggiato è zucchero puro. Sedendo qua è zucchero puro, ma non sono completamente stabilita in quello. Sto ancora con i miei piedi nell'acqua, ma voglio affogare. Ci hanno detto che vogliamo assaggiare la miele, non vogliamo esserlo. Ma nella completezza della tua sadhana, della tua conoscenza, puoi assaggiare il miele e sei il miele. Sei autoassaggiatore. Dici che stai in due piedi d'acqua. Se stai in due piedi d'acqua e sei puro zucchero, che cosa succederà? La sensazione dell'acqua è bellissima mentre sono in acqua nel Satsang Hall. Voglio affogare, ma forse sto solo fuori. Questa immagine di te stessa, di stare lì e voler affogare, perché non è solo un'immagine nella tua mente? L'immagine di te stessa in due piedi d'acqua e vuoi immergerti, affogarti, non è solo un'idea che stai tenendo. Lascia per un momento, lascia questa idea di affogare. Due piedi d'acqua. Stai lì aspettando di essere immerso, stabilito in quello. Solo lascialo per un momento. Fallo adesso, lo puoi fare, lascialo. Solo lascia questa idea. Anche se c'è una resistenza, ma è vero, no, lasciala per un momento. Sì, completamente senza idea. Sì, completamente vuota. Non tenere neanche la sensazione dell'io. Molto forte, molto forte. L'idea di io è molto molto forte adesso. La sensazione dell'io è molto forte, dice Muji. Sì. La sensazione di io, di un io forte, è solo percepita. È una sensazione. Ma quello che percepisce non è una sensazione. Tu puoi lasciare stare ogni idea, come quando viene il sogno profondo, ogni idea viene tolta da te. Vuole che lo fai coscientemente, lo puoi fare adesso, certo. Lascia stare tutto, sì, completamente vuoto. Perché questa idea ti ha portato a Satsang, infatti, ma non ti può aiutare di più. Ti ha portato a Satsang, ora devi anche lasciare stare questa idea.
perché era utile fino a un certo punto, ma ora non è più utile. Ti ha lasciato in uno stato di dualità, perché tu avevi tenuto questa idea e ti sta tenendo in uno stato di dualità. Ora prova. E parla. Non posso parlare se non c'è niente da dire. C'è qualche affare non ancora finito? Sì, che cos'è? È di nuovo un'idea che l'io sta da qualche parte, ha molta fame per esperienza, andare fuori. Sì, l'hai identificato tu che è un'idea. Lascia stare, lascia stare. Dai un chance alla pace. Ok, lasciala, lasciala, lascia tutto, perché stando lì l'attenzione va molto velocemente. Quello che ti indico è che stai venendo a un riconoscimento che è stato ritenuto a causa di questi movimenti, come la mente butta una pietra e di nuovo sei distratto, di nuovo posponi. Ma hai detto che pure questo è un pensiero. E ti chiedo, c'è qualche affare ancora non finito? Sì, sì, c'è ancora questo. Allora lascia stare. Tagli il cordo ombelico a questo pensiero adesso. Il motore della mente va sempre, vuole spingere qualcosa. I clienti stanno fuori dal negozio, ma non c'è niente nel negozio. I clienti stanno in fila fuori dal negozio. Apri, apri, sono le 9. Ma non c'è niente in vendita. È un negozio vuoto. Non chiedere, dai, dai, dammi qualcosa, un po' di farina. No, no, lascia tutto. Forse quello che viene è una certa paura di essere completamente vuota, ma lo devi notare e devi avere il coraggio di dire no. Lasciamo stare. Vabbè, se vuoi puoi anche riprenderle di nuovo dopo, lasciarle a parte adesso. Mettiamo il tuo nome su quei. Quindi dopo che hai fatto questo esercizio puoi andare a prendere i tuoi problemi di nuovo se vuoi. Ma lascia stare tutto, fallo veramente e non. Se no continuerà, succederà di nuovo, di nuovo, di nuovo. Dici? Parla? Non posso dire niente adesso. Sì, ma non stai salvando la mente, perché sei venuto squisitamente nel tuo stato naturale, ma c'è la mente che dice, ah vabbè, adesso non posso dire niente, ok? Ma presto. Vedi? Stai ancora tenendo il dito piccolo della mente e vuoi essere completamente nel cuore. Completamente, vedi?
Voglio raccontare una storiella dal mio maestro. Ha detto, Rishikesh è un buon luogo per raccontare questa storia. Ha detto, dopo il salvataggio di Sita, torna Ram. E ora si sposeranno. E il papà di Ram darà il regno al figlio. Ma dice, chiama Lakshman e dice, vai a trovare il guru di Rama e dillo che il suo discepolo Rama sta per essere sposato e il re chiede la sua presenza di sopravvedere la cerimonia. Eppure che Rama sarà coronato il re. Porta il mio anello con te come il segno della mia autorità e presentalo al guru. Quindi immediatamente Lakshman va sul cavallo e va. Per molto tempo va sopra, giù. Eventualmente dice che arriva alla casa, lo spazio dove abita il maestro. Quando viene, mentre viene, guardando, arriva alla casetta del maestro e Guruji si sta sedendo lì in silenzio. Quindi arriva davanti il guru. Lakshman arriva davanti al guru di Rama e sta ancora sul cavallo e dice mi chiamo Lakshman, mio papà il re mi ha chiesto di venire e di chiedere la tua presenza e di venire e di coronare il tuo studente Rama e di sopravvedere il suo matrimonio con Sita. Mio padre mi ha dato questo anello come un segno della sua autorità, mi ha detto di presentartelo. Quindi il maestro dice c'è un vaso lì, metti l'anello lì. Allora gira, va e vedi un vaso e va e mette l'anello dentro e fa un strano suono, come ci sono altre cose nel vaso, e guarda dentro, non può vedere, e mette la sua mano dentro per vedere che cos'era, e quando si è ripresa la mano c'erano tanti anelli e tutti identici. Rimette e cavalca fuori. Signore, ho fatto quello che mi hai detto, ho messo l'anello nel vaso, ma ha fatto un strano rumore. Ho guardato, ho visto che ci sono tanti anelli lì. Da dove sono venuti? Sembrano tutti uguali, non posso trovare l'anello che mio padre ha dato. Da dove sono venuti? Quindi il maestro ha detto, tu li hai messo lì. Scusa, signore? Tu li hai messo lì. No, che stai dicendo? È la prima volta che vengo qua. Poi il maestro le ha detto, Lakshman. Per epoca dopo epoca stai facendo così. Epoca dopo epoca continua a venire qua a portarmi messaggi, ma fino a quando non vieni giù dal tuo cavallo e ti siedi con me continuerà di nuovo ancora e ancora. Che cos'è questo cavallo? Orgoglio. Orgoglio.
viene come un messaggero, ma è la sua chiamata. Stai davanti al grande anima e stai sul tuo cavallo, non neanche vieni a mostrare rispetto. Mio padre mi ha mandato, questo è un segno della sua autorità. Finché non scendi dal tuo cavallo e sederti con me, questo scenario continuerà ancora e ancora. Finché non scendi da questa identità, questo orgoglio, e metti la tua testa dentro il cuore del maestro, questo posticipare continuerà e continuerà. Non salvare niente dalla tua mente, è pieno di promesse che non può dare e li hai comprati. E questa sensazione, sì, sì, c'è questo affare non ancora finito, ti terrà impegnato e eviterai la vera opportunità di questo momento. E dirai, sì, 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 abbiamo discusso e avevo questa sensazione bellissima mentre parlavo, sì, sì, ma poi è tornata alla mente. Non se n'è mai andata. La stavi tenendo al dito della mente. E questo ti rende la tua domanda non vera. Con le labbra dici le cose, ma nel tuo cuore non gli dà verità. Ed è solo di te. La mente ti ha truccato, senti che questo valore, in questo scenario, ha questo valore, non voglio lasciarlo completamente perché ci sono delle cose utili, ma perché non lasciare questo a Paramatman? Vedi? Ora anche, non è troppo tardi, puoi dire sì, è solo un pensiero. E che cosa rimane allora? Non essere un contenitore di pensieri, che cosa rimane allora? Lascia pensieri, che cosa rimane? Niente. Allora per metterlo alla prova, chiedi allora la domanda con cui sei venuta e vedi che se ha ancora un valore. È così che saprai la domanda con cui sei venuta. Chiedila adesso nella presenza del tuo cuore aperto e vedi che se c'è potere nella tua domanda. Niente, dice la Signora. Quello è la trascendenza. Quello è trascendere. Molto bene, grazie. Ok. Invitare qualcuno qui a suonare dopo di questo.
Chi vuole andare a pranzare può andare, siederò con voi per 10 minuti in silenzio, vediamo come va. Gli altri possono andare dove devono andare. Grazie. Vai a casa domani, ma sei a casa oggi. Namaste. From the unified voice dalla voce unita di tutti i karma yogi a tutto il mondo, questi due estratti della Bhagavad Gita verranno recitati in pieno rispetto al nostro amato guru Deva. Sri Muji, Puja Sri Muji. Sri Krishna tells Arjuna the essence of yoga and karma yoga in this Krishna Arjuna sul senso del yoga, a proposito yoga e karma yoga. Karste karmanye vatikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phalahe durbhuma te sangostva karmani. Yogastha kuru karmani sangam tyaktva dhananjaya siddhya siddhyo samo bhutva samatvam yoga uchyate samatvam. Bhagavan points to work as nobody, do not work as somebody. Also, do not get attached to inaction. Means
perform your work. And equanimity in mind is in itself yoga. Coming next six exquisite Sanskrit verses would be dedicated to the lotus feet of our beloved master, which forms in itself his own very, very core of Advaita pointing, written by Adi Shankaracharya. This is called Nirvana Shakam. Also, it is called the Song of the Self. Obviously, from self, by self, as the self. Nirvana Shakam by Adi Shankaracharya. Manobhutyahankar Chittani naham na cha srotra jihve na cha krana netre na cha vyoma bhumi na tejo na vayu chida Yeah.
Om. Om Namah Shivaya. Om. Om Shri Arunachala Shivam Mahadev. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Om. Om Namo Bhagavate Shri Pundra. Om Namo Bhagavate Shri Christ. Om Namo Bhagavate Shri Krishna. Om Namo Bhagavate Shri Buddha. Om Namo Bhagavate Shri Nisargadatta Maharaj. Om Namo Bhagavate Shri Ananda Mahima. Om Namo Bhagavate Shri Yogiram Surat Kumar. Om Namo Bhagavate Shri Mahadevi. Om Namo Bhagavate Shri Ram. Om Namo Bhagavate Shri Ganga. Om Shanti Shanti Shanti.
whatever arises in consciousness also subsides there. Whatever comes, goes. Whatever appears, disappears. Here you have no form, no size. Behind the screen of the mind, it's this deep silence, limitless space. Being limitless, it's not to be found in the north or the south, east or west, inside or outside. It is everywhere present. You're simply here. But not waiting, not expecting. There's nothing to keep, nothing to let go of, nothing to reach. Here, inside your inmost being, free from all concepts, you're beyond time. There's nothing to become. There's nothing to build nor to destroy. Peace, a joy, contentment. These are your perfume. Here you're beyond friends or enemies. You have no religion, no belief system, no relatives, beyond personality. Beyond all movements, beyond the field of change. You witness all these. You are before all these. This is why you can observe them. They took their birth in you.
Do not seek to define yourself. Because to define is to confine. The self is limitless. The field of activities is not in conflict with the unmoving self. The phenomenal world takes its birth in the formless. Know this. You're not the one waiting, nor expecting. Pure awareness, immeasurable, indescribable. There's nothing to imagine. You're not imagining this, merely confirming. By the light of intuitive knowing, all things become clear. Let the senses be. Do not control. Simply observe. All things are perceived, but nothing affects your being. It has always been like this, but we imagine differently. Know this completely inside your heart. This is love, in fact. And brings light into the world. We're not here to fix the world, but to bear witness to the glory of God, that which shines inside the heart is pure intelligence, pure peace, pure love, pure truth. This is the life of the world, the light of life. Our true nature.
here, nothing is missing from you. You're in a state of completeness, beyond even the concept of completeness. Knowing this, confirming this, it blesses every aspect of your expression automatically, is touched and energized by this deep knowing. Do not try to control life or push things about, and you will find spontaneously all life is a flow. You are life. At the same time, witnessing of life occurs to you, the formless sun. Remember and know this deep inside your being. You are the indivisible one. This is our eternal joy. In a moment you will hear the sound of the bell. You may open your eyes, move about. But it will make no difference to your inmost, your inner being. This silence is not apart from you. This deep joy and contentment, this peace, it is your fragrance. Move in your natural way, you will find no conflict.
I've been missing all this time. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Only you left me behind. Oh, this is good. Thank you.
Thank you.
Thank you. Yeah. We're going to have one group hug or something. Thank you.
Love you, love you, love you. Nobody's going for lunch, what's up? Okay, you're going back tomorrow? Oh, okay. You told the last word. You're going back home tomorrow, but your home today is really touched me. Yes. I'm going back tomorrow. You're going also? Yeah. Are you all leaving me here like this? See you soon next time. Okay. You're not feeling well, are you? Good. I need somebody to stay and keep my company.
I'm not even.